Prima di cominciare con il video, voglio dire subitissimo una cosa. Per chi mi segue da un po', sa che il video usciva solamente la domenica alle 14:30, mentre da ora fino a fine agosto ho deciso, insieme anche ad alcuni miei amici, che un video in più alla settimana esce alle 14:30 il mercoledì. Quindi due video alla settimana rispetto che uno. Oggi siamo su Fortnite. Quindi direi di non perderci in chiacchiere, vi ricordo ancora, mercoledì, domenica, 2:30, nuovi video, nel caso il giovedì usciranno le sfide delle settimane, quello è sempre stato così e sempre starà. Noi ci becchiamo su Fortnite, 3, 2, 1, ed eccoci qua su Fortnite. Oggi, come avete detto dal titolo, andiamo a shoppare un'altra volta, perché se non si shoppa non siamo contenti. Siamo qua con il mio amico Alberto, ma prima di entrare a fare una box fight, perché spoilerone, spoilerone, facciamo la box fight, andiamo nel negozio e andiamo a shoppare il pacchetto leggende estive. Quindi acquistiamolo, tre skin, tre backpack e una marea infinita di stili. Eccolo qua, appena shoppato, fiaba estiva skin numero 1. Praticamente è la fake coppia di Cappuccetto Rosso della season 6, se non erro. Poi Zoe estiva, come si chiama? Pugno tropicale di Zoe. Questa è bellissima. E poi vabbè c'è lui che non si può non shoppare. Backpack di Cappuccetto Rosso, backpack di Zoe e backpack della Bananita. Quindi riscattiamo tutto, andiamo ad inserire, facciamo tre round a skin, almeno le proviamo entrambe. E ovviamente che fai? Te ne privi di partire dalla banana? No che non te ne privi, quindi no, Zoe no. Bananita, vediamo, ha quattro stili con o senza occhiali, con o senza cappello. No, guarda, bellissima così, senza niente. Vai, vai. Salva ed esci. Mettiamo il suo backpack, che non mi ricordo come si chiama. Eccola. Banana cabana. Ok, va bene, onesto. E tanto perché c'è la banana, cerchiamo banana come piccone. E andiamo a inserire il piccone della banana. Tanto per. Quindi ci becchiamo subito in box fight, 3 round. E poi passiamo alla prossima skin. Quindi round numero 1 in box fight con la nostra Bananita. È la prima partita del giorno, quindi magari sarò un po' scarso, ma tanto lo so già. Quindi non è che ci dobbiamo impazzire chissà quanto. Guarda che ti vedo con quella cap... Porca vacca. Maledetto balordo. Ecco, dicevo io che era la prima partita e sono scarso come uno schifo. Non avevo tutti i torti. Sì. Tu provaci, guarda. Perché c'ho in mano? Ma che ca... Cosa ho fatto? Cosa... Oh, sono andato a caso. Vabbè, dai. Primo round. Vabbè, andato di schifo praticamente. Dai, ci rifacciamo nel secondo, va? Mannaggia a te. Il problema è che non la faccio da un po' la box fight, quindi... Quindi non mi ricordo bene. Il problema di tryhardare e parlare è che non mi concentro poi. Ma sorry bro. Che ca... Ho capito, mi sono... Ma hai rotto le palle però. Oh. Ma non è possibile. Certo, mi sembra giusto. Ma guarda te che maledetto che... Se ne approfitta che non la faccio da giorni. E intanto prendiamo anche il balletto quello nuovo. Tanto per. Visto che l'ha regalato a tutti. Quindi round numero 3. Abbiamo deciso io e il mio amico di farne 4, che magari sono troppo veloci. Quindi 4 potrebbe essere già meglio. Te bananito d'oro, stai calmo. E intanto il 70 e il 100 portato a casa. Sì, ragazzi, lo so che c'è il trucchetto della scala per entrare, lo so, me ne rendo conto. Non dovete scrivere nei commenti, lo so già. Ma
Ma questo è sparato a caso e mi ha hitato. Cioè non si sa come, ma lui hita la gente così. Io non ho parole. Cioè, io boh, guarda. Beh, certo, guarda. Ok, quindi round numero 4 e ultimo. Poi andiamo a cambiare skin. O mettiamo Joy o mettiamo la cappuccetta rossa. Adesso vediamo. Il problema di questa skin è che ti sbuca fuori il cucuzzolo sopra. E non è hitabile, te pare, ovvio che lui approfitta. Ok, va bene, mi hai distrutto, complimenti. Se vince questa siamo due pari, quindi. Ecco, mi devo riscaldare un po'. Mannaggia, mi ha colpito lo stesso lui, Ok, 100. Ma dai, non mi ha sparato. Va bene. Due pari, se non sbaglio. Vediamo la classifica finale. Due pari, va bene. Non c'è un vincitore, non c'è un perdente. Quindi direi che cambiamo subito e andiamo di... il cappuccetto rosso magari? Seconda skin che andiamo a provare sarà la fiamma estiva, se non erro si chiama così. Che adesso a trovare ci metto 10 anni, eccola qui. Ha anche lei degli stili e ne ha ben 4. Colore sia rosso che nero. Preferisco rosso io, quindi la metteremo rossa. Sia con che senza cappuccio. Che di estivo non ha molto, visto che fa un caldo della madonna e lei si mette il cappuccio. Quindi la seremo senza cappuccio. Andremo a mettere il suo backpack, che mo va a trovarlo, chissà dove sta. Eccolo qui, trovato subito. Il piccone lo mettiamo random, perché il piccone banana non c'entra molto con questa skin. Quindi altri 4 round in box fight e niente, ci mettiamo dentro. Quindi partiamo con altri 4 round con questa skin, che vi dirò non mi dispiace, ma dopo proveremo quella che preferisco io. E anche per questo ho trovato quel pacchetto lì. Però se tu... Ma allora, ho capito che vuoi vincere, ma non tryhardare. Cioè, stai calmo. Beh. Ok. Mi sembra corretto. Mi sembra molto corretto, guarda. Ho missato, mi ha distrutto, ho perso il round. Posso anche farmi uccidere, tanto oramai non la classerò mai. Ma no! Ti spammo di AR! Ma come cazzo ti permetti? Sì, vabbè. Vabbè. Va a capire perché sto gioco, quando ti distruggono il muro, non è che ti toglie la modifica, no? Te la spara sull'altro muro accanto. Io non ho capito ancora il perché non tolgono sta cosa. O la risolvono, se è un problema, perché non è possibile. Comunque, passiamo al secondo round, perché altrimenti continuo a porconare su quella cosa che ho fatto prima. Anzi, che ha fatto prima sto maledetto. E lui mi prende, e lui mi prende. Io non lo prendo, lui mi prende, non so come mai. Guardi, se lei... Puoi parlare un po' invece che stare zitto, muto, come un pesce. Come no? Come no? Ma no. Sì, ma non è possibile che lui mi lasera così tanto, io neanche un po'. Ma dove vado? Ma la mia costruzione dov'è? Certo, ovvio. Certo, ovvio, mi sembra giusto. Vabbè, oramai ho perso le speranze. Round numero 3. Tanto non la, questa qua è persa. Probabilmente è la skin che porta sfortuna. Oppure lui che tryharda troppo per essere appena cominciato a giocare. Ok, non mi chiedere. Non mi chiedere perché non so manco io. Certo, certo, la prossima volta ritenta, magari sarai più fortunato. 20. Ma come? Ma dai!
mi è piaciuta. Potevo farla anche meglio, ma mi è piaciuta. Ma guarda te. Però vuoi modificare. Oh, ma guarda. Vabbè. Ma guarda che non modifica. O meglio, non builda neanche. Ma perché ho missato? Ah, ho messo troppi colpi però, quello è il problema. E vedi? E vedi? Li sparo tutti sul muro. Possiamo anche quittarla qui, senza fare il quarto round, non ci interessa. Perché sta skin o porta sfiga o sono proprio io scarso, probabilmente la seconda. Ma andiamo con Zoe, pugno tropicale, come si chiama. Terza ed ultima skin di questo bundle è la mia preferita, che si chiama pugno tropicale di Zoe e dovrebbe essere viola di rarità. Lei è bellissima, lei è troppo bella. Il suo backpack dovrebbe essere qua vicino a questo qua del cappuccetto rosso, infatti è questo qua. Non è che sia chissà cosa. E lasciamo tutto random, quindi ritorniamo là, sperando di fare adesso 4 round rispetto a prima che i 3, perché è andata di sfiga, ma ci becchiamo dentro. Quindi speriamo 4 round adesso per questa skin, perché prima vi ricordo è andato uno schifo. Quindi abbiamo tagliato fuori un round e chi se ne frega. Grazie mille. Comunque io avevo il piccone random, però vedo che di random non c'è più niente, perché ho ancora quello di prima, vabbè. Tanto lui mi lasera come il suo solito, ma è normale. Adesso lo lasero io. Lo butto giù. Va bene. Qua ho missato io, va bene. Mi assumo la mia responsibility. Guari. Guarda, devo starmi a dire che a te ti perdo. Però allo stesso tempo devo parlare. Strano che non dice niente, perché di solito parla sempre quando succede questa cosa. O si è mutato e ha fatto qualcosa, oppure si è arreso di parlare, che tanto era inutile. No, però arrendersi non si arrenderà mai questo qui. Sto stupido bot. Ma guarda che mi mette lighting sull'altra. Ma in da cabeza fa 46 sto pompa. Mi ricordavo 200 io. In da cabeza, però vabbè. Ma perché ho fatto sta cagata? Sono stupido. Via, 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 me ne vado, ragazzino. Io scappo via, mi curo, perché ho paura di te. E dai, editami in faccia, dai. Ma io ho fatto male i calcoli. Aiuto! Quindi, terzo round, stiamo 2-0. Adesso, ma non vorrei dire, per la skin di prima... Secondo me era sfortuna. Poi mi spieghi perché hai messo... Vabbè, adesso grazie. Però vorrei sapere perché hai messo una finestra sotto. Cioè, sarei molto curioso di sapere perché. Non mi interessa di perdere questa, ma mi vorrei concentrare su quella finestra che hai fatto sotto di te. Però va bene. Cioè, se me lo vuoi dire con calma, se me lo vuoi dire come hai fatto a farla, soprattutto perché l'hai fatta. Ho sbagliato. Allora, sto praticamente prendendo in testa. Però mangiamo il pesciolonzi. Non so quanto gli ho fatto, anche perché mica l'ho visto. Tanto, vabbè, Bloom a me fa schifo. Va bene, quindi
Ma sei un tryhardino qua. Allora, secondo me potrebbe essere la skin, perché questa gamma mi piace di più rispetto all'altra, quindi potrebbe essere. Vi ricordo, iscrizione, campanella, attivatela sempre, perché nel caso escano video che magari vi perdete, YouTube se vi manda la feed almeno ce l'avete come video da guardare. Noi ci becchiamo nel prossimo video, vi ricordo ancora mercoledì 14.30, domenica 14.30 e video esclusivo il giovedì alle 2, prima che escano le sfide, per sapere come si fanno. Quindi nel caso quelle lì condividetele per far sapere ai vostri amici come si fanno. Noi ci becchiamo probabilmente mercoledì, se non sbaglio. Bella!